Sì, so che sembra il video di Kid Yugi, quello, perché ho la stessa maglia e gli stessi LED. Regà, però lo sto registrando subito dopo. E anche Ava, Bresh e Neyman hanno usato la copertina rossa. Di conseguenza la luce dietro rossa. Non volevo cambiare la maglietta perché sennò ne cambio troppo. Quindi cambio un cazzo. Tanto vabbè, intro. Buongiorno gente, bentornati nel canale, qua è Dani, ci siamo qui in questo nuovo video. Ragazzi, Ava ne riunisce altri due top player dell'ultimo periodo per fare una canzone. Sì, godo. Perché godo? Perché abbiamo una coppia che in realtà è tanto diversa quanto simile. Bresh e Neymaezza. Curioso. Bresh e Neymaezza sono due ragazzotti che fanno roba abbastanza sul chill, molto molto amorose, però che rimangono molto soft come sound. E uno però è un Maranza, l'altro è un cantautore marinaretto genovese. Riescono a stare insieme? Credo di sì, perché se c'è in mezzo Ava vuol dire che la roba funziona praticamente per forza. Di conseguenza direi che senza perdere troppo indugio andiamo ad ascoltarci il pezzo. Lasciate mi piace, un commento, iscrivetevi soprattutto al canale ragazzuoli per arrivare i 60.000 iscritti prima possibile, seguitemi anche su Instagram se vi va. Inoltre nelle serate di queste giornate incredibili siamo in live su quello viola, quindi la targhetta la state vedendo qui in questo momento, perciò se vi va seguitemi pure dall'altra parte. Ho il testo sott'occhio e noi andiamo ad ascoltarci il pezzo. Vai. Ecco appunto. Mi sa anche da discoteca, per assurdo il sound. Secondo me è anni 80. Sound anni 80, te la butto lì. Mi chiede scuse, non impara. È perfetta! Di quel che hai, non ho quello che cercavi, ma posso cambiare solo un po'. Ma do, che spettacolo! Sei, sei, sei! Eccola lì che l'alza, l'alza. Bello! Vorrei dirti tanto, ma so che non Bello, così. mi sono perso, baby. Voglio stare in quartiere, fine un cimitero, manca te. Che prospettiva de merda! Canzone, E qui fa come ha fatto Bresh, che la chiude così. Bella, davvero bella. Che duetto, ragazzi. Senti la chitarra sotto. Senti la chitarra sotto. Wow. Era solo così che poteva metterli insieme questi due. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Porco zio, che sound, ragazzi. No, davvero, solamente così poteva metterli insieme in un pezzo. Cioè, è il sound perfetto, è per questo che, cioè, mi sono bastate le prime tre note per capire che il pezzo funzionava e per capire che il pezzo avrebbe preso questa direzione qui. Neymaezza ha fatto un disco, cioè il primo e unico, no, ultimo, poi ho detto, spero di no, ovvero Giù, che ha una canzone su queste sonorità qua, forse è proprio anni 90, mi sembra, non mi ricordo. Sta di fatto che aveva già sperimentato su basi del genere, e Neymaezza sembra uno che ha modo di spaziare anche tra i generi. Non è un maranzetto che rimane solo nel suo, è bravo il tipo, quindi molto furbo e molto bravo. Bresh invece lo abbiamo anche lui già sentito in sonorità simili, quindi non sono stupito neanche di Bresh, e non sono stupito neanche di quello che ha fatto Ave, di quello che ha messo insieme, ragazzi. Ma lo dico con piacere perché ero convinto che potesse uscire una canzone davvero di Cristo, una canzone perfetta. Nel sound e in tutto. Io passerei nella grafichina per andare a leggere il testo, perché è un testo comunque d'amore, abbastanza semplice, se vogliamo, passatemi il termine, nulla di particolarmente complicato da studiare, ma vorrei andare a leggerlo perché c'erano un po' di cose carucce che ho letto. Mi chiede scusa e non impara. E questa cosa qui, già la prima barra, mi verrebbe da dire: grande Bresh che mette in evidenza questi soliti problemi e stereotipi delle donne che dicono scusa, ma non imparano mai una tega. Per la maggior parte. Per la maggior parte.
Quattro tiri piano pareggiano la mia para. Non lo sento, quindi ti prego, sala. Che senso? Forse è meglio stare Link. Mi cerca, quindi mi chiama. Io no. Dammi quel che hai. Non ho quello che cercavi. Ma posso cambiare solo un po' ed ho fretta di parlarti. Ma mi porto dietro gli altri. Quindi aggiungi un altro tavolo. Lei mi tira e mi vuole di là. Ma tra un'ora sono ad Amsterdam. Quanto ho? Tolgo stress, blocco il cell, non lo so. Sono fuori chat. Mi piace stare tra le nuvole quando l'aereo stacca internet. Sto in Thai, Dubai, don't lie. E quindi Bresh come musa ispiratrice ha la tipa, una tipa X, e la tipa che lo cerca vuole le cose da lui, ma lui non è in grado di dargliele, non gliele vuole dare, non gliene sbatte una minchia, non so quale di queste opzioni. Ed ho fretta di parlarti, quindi probabilmente sì, vorrebbe dirle sì, mi dispiace, ma ti vedo solo come un'amica, e quindi la vorrebbe scaricare, ma non, ma sempre gli altri amici, ha sempre le altre cose, insomma non vuole lo stress dell'amore che tu vuoi chiudere. E lei no, ti cerca e tu non ti interessa. Madonna Bresh, che viaggi. Ho fatto una confusione terribile da solo, quindi... Grande Dani, complimenti. Dimmi che non è mai stato così semplice avere un cuore da difendere. La storia giusta non esisterà, ma resisterà. Guarderò il mio film dove alla prima porterò il mio team e le parole saranno musica per te. Wow, molto bello il pre-ritornello. E sì, comunque conferma un po', credo, quello che era il mio pensiero. Quindi lui vuole proteggere il suo cuore, i suoi sentimenti, però è stressato perché vorrebbe dire alla tipa: guarda, non mi interessa una relazione con te, non mi interessi tu. Lei invece lo cerca, lui non la vuole ed è stressato da questa cosa. Infatti mette il telefono offline e si sente meglio, cazzo. E poi arriva Nemezza: dimmi che baby, dimmi cosa c'è, non mi fare storie, non ne voglio sapere. Io e te, dimmi se la notte pensi a me, sotto pioggia e nuvole eravamo noi due. Vorrei dirti tanto, ma so che non servirebbe. Chiedi cosa faccio qua e mi sono perso, baby. Odio stare in quartiere perché so che non va bene. Finirò in cimitero o in catene. Niente, c'è nei mezzi che sembra la prospettiva peggiore, poretto. Non dirmi parole come Mina e quella sua canzone. Parole. Scusate. Parlami per ore, io sarò il tuo amico, il tuo unico amore. Non funziona così, sì, non è così che va. Baby, dimmi quello che vuoi, so che pensi solo a noi. Posti foto nelle storie, mi resta poco tempo, devo andarmene già adesso. Ma tu, so che ci sarai. Qui un Nema che sembra un sì ma no, non l'ho compreso appieno. Bro, sembra che voglia accettare la cosa, però poco tempo perché il quartiere lo porterebbe sottoterra. E quindi dici: sì, dai, però occhio, perché non mi manca tanto ancora per star qua. Spero di no, sì, cioè ti auguro altri 902 anni. 903 no, perché poi ti annoi con quello in più, però 902 sì. Quindi ecco, una canzone sulla relazione un po' incerta, su una relazione incerta, molto molto caruccia. E infatti il titolo è: dimmi che cosa vuoi dirmi, Bresh, che cosa vuoi dirmi, Neima? Che non me ne frega un cazzo di te, sostanzialmente. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti. Fatemi sapere se la vostra idea per questo pezzo è come la mia, se la vostra analisi è simile alla mia, oppure io ho detto solamente stronzate, il che può essere, non lo metto in dubbio. Raga, vengo dalla reaction a Kid Yugi, dove ho sentito di tutt'altro tema. È difficile fare un salto così tra un pezzo e l'altro, molto diversi, ma va bene. E quindi ragazzi, vi invito appunto a seguirmi anche nei prossimi giorni, perché usciranno altri video, ne sono usciti già altri in questi giorni, perciò sto pubblicando a manetta. E quindi ci vediamo appunto domani con un nuovo video. Ciao.